Sono le 5 e mezza del mattino, a quest'ora fa un po' tutto schifo, ma oggi è una giornata importantissima perché c'è la prima conferenza stampa del film Un Natale al Sud. E quindi si va a prendere il treno verso Roma. I was never yours, even when you said so. Sono in treno e la carrozza è praticamente vuota. Use a curse, hopeless from the get-go. It's hard to let it go when my world is slowly caving. Ora sono a Verona, fa freddissimo e adesso c'è l'ultimo treno per Roma. Ludo, abbiamo appena finito le conferenze stampa. La Non correggermi. Ma devo dare il massimo per... Sì, è uno sfogo personale, molto così, da lì per... Cazzo sta dicendo? Chi sono questi? Com'è andata la partita, Simo? Beh sì, è stata un'esperienza molto, molto importante, però rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo già alla partita in trasferta col Chievo di mercoledì. Infatti cosa è sempre in Chievo la trasferta. Com'è andata la conferenza stampa? Beh sì, è stata una bella partita. Basta! Sono io, eccomi. Sì, io sono questo. Mi capite? È il numero uno. Si mangia finalmente. Si mangia. Per panino. Per panino. Questi sono i disagi di determinate persone. Scusate, mi potete spiegare la storia di Villa Borghese? È a forma di cuore e è al centro. Ok, adesso ce ne andiamo subito. Ragazzi, vi saluto. Siamo già in viaggio verso... Mi stavo uccidendo verso con la Milano. Stavo così tirato un pugno con per... Ciao ragazzi. Ma che belli che siete. Stiamo andando in stazione a Roma per prendere il treno e andare a Milano, visto che domani abbiamo la conferenza stampa a Milano. Il treno non parte più. Ciao a tutti amici, sono il vostro amico Crisantemi. Bella! Ma cosa ci hanno portato? Guarda, acqua. Questa bottiglietta carinissima. Mia madre mi ha preparato una vaschetta con le merendine e l'acqua. Queste sono le ciccione che incontri in treno di solito, quelle che con il ciclo mangiano di tutto. Siamo finalmente arrivati a Milano. Ci sono venuti a prendere. Perché siamo tutti carini, tutti pettinati. E siamo arrivati in hotel. Siamo praticamente dietro il Duomo. È bellissimo. Vediamo com'è questa camera. E niente, questa è la mia stanza per questa notte. Appena finito di fare la doccia e adesso mi cambio e andiamo a mangiare fuori un bel sushi. Affanculo. Cos'è quel numero? Uno schema. Quattro di bebè. Ma sei il mister più bravo del mondo. Ci tengo a precisare che mi sono intitofato io in camera sua. Non il contrario, come sempre. Ragazzi, sono entrati i ladri in casa e ci hanno rubato il computer, Ludovica, i cani e i gatti. Ludovica, perché c'è tutto questo casino? Siamo arrivati al sushi, il regista ha la valigia per metterlo dentro e speriamo che sia buono. Ci fidiamo di Simone, ma boh, io non mi fido molto. Non si sa assolutamente. Siamo delle merde perché mangiamo troppo. Simone si è divertito ad ordinare perché siamo allo You Can Eat. Ma quello che è rimasto è impressionante. Non è che abbiamo appena ordinato. Questo è quello che Simone non riesce a mangiare. Abbiamo appena finito di mangiare, sono pieno come una merda perché qualche testa di cazzo mi ha fatto mangiare troppo. Ciao. Say you won't let go. Just say you won't let go. Ho comprato questa nuova casa. Ho voluto esagerare questa volta. Ma Simo, qual è la lampada e quale sei tu? Ragazzi, Ludo! Sono bellissimo questo cazzo. Ludo, cos'è? Niente, io sono veramente stanco, quindi buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti, sono stanchissimo ma non importa. Devo prepararmi, oggi è il 30 novembre, dobbiamo andare appunto a mattino 5. Devo vestirmi, sono già in ritardo perché qui sotto ci stanno aspettando e poi partiamo. In realtà qui si sta troppo bene, vi giuro che non me ne andrei mai, cazzo. Oggi mi vestirò così e penso che sarò la persona più elegante del Westner. Hi Mr. Dose. Ma che classe, ma che stile, che eleganza. Col water dietro. Hola.
incredibile. Simo, che canzone canteresti alla Panicucci? Oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, e mamma, innamorato so. Biagio, sei contento di vedermi? No, niente, ma come no? Siamo arrivati dalla Panicucci. Ma che bello, che bello, che bello. Questo è il giorno più bello della mia vita. Il camerino di Barbara D'Urso. Sono emozionato. Il problema è che non ce n'è solo uno. Questa è la prima porta. Poi ce n'è un'altra. È un incubo. E poi ce n'è un'altra. Simone sta firmando il contratto della sua vita. Per sempre la mente. Ci vediamo al cinema il 1° dicembre. Il 1° dicembre al cinema. Adesso siamo dalla Panicucci. Questo è il mio camerino di oggi. Ma non è vero, Leo. A noi non ci truccano perché io e Simone siamo già belli. Scherzavo, siamo brutti e allora ci truccano. Secco oggi, se ne hai chiavi. Sto andando a fare una trasmissione dove parleremo di come cosa è di Natale. Sono qui in studio a mattino 5 e probabilmente ci chiederanno che palle mettiamo sull'albero. Del pesce, del carino di Onasci. Queste sono le scarpe di Ludo. No, calmo, calmo, non schiaffa che lo ha. Appena terminata l'ospitata a mattino 5, adesso stiamo andando. Dillo, dillo, chi sono io, dillo, dillo, Riccardo. C'è anche il grandissimo Enzino Salvi. E anche Fede, c'è. Momento foto per Anna. Grazie. Siamo arrivati dentro il cinema per la conferenza stampa e questi sono tutti i giornalisti. Probabilmente ci romperanno i coglioni. Ciao. Abbiamo appena finito la conferenza stampa di Milano. Siamo su red carpet finalmente. Sei il tipico impiegato milanese. Finalmente ci hanno riportato questo pacchetto, il mio preferito. Oh, ma gli sta cadendo la testa, guarda che convulsioni che ha. Ha le convulsioni. Impressionante, ha la testa pesante. Siamo a Roma, appena arrivato, di nuovo. Ludo, non è una foto. Siamo nella reception e questa cosa è inquietantissima. Guardate questa statua, sembra vera. E guarda dentro il mio zaino. Vediamo come questo hotel da fuori promette bene. Vediamo la stanza. Qui c'è una TV accesa con il mio nome e questa cosa mi fa paurissima, ve lo giuro. Vabbè, la stanza è bellissima, devo dire, figa, figa, forte. Vediamo il bagno e vabbè, le luci blu, no. Cioè, è incredibile, si può guardare YouTube sulla televisione e mettere anche la musica. Quindi questo significa che io posso vedere i video di Awed. E quindi questo è un incubo, perché vedere i video di Awed in televisione è una cosa, una rottura di coglioni. Ma che simpatici! Sto andando da Simone e sto andando con delle fantastiche ciabattine. Sono il cameriere. Questo qua è il buco del culo di Simone. No, fermo, fammi. Allora, c'è un piccolo grosso problema. I panini sono così grandi. È più grande della tua faccia, Simo. È finito pure questo secondo giorno molto impegnativo. Ma domani è il giorno più importante, perché domani, cioè il 1° dicembre, esce Natale al Sud in tutte le sale d'Italia. Buonanotte a tutti. Buongiorno. Ma dove sono? Perché mi sono svegliato a fianco a te? Oggi è il grande giorno, perché oggi il 1° dicembre esce in tutte le sale cinematografiche Un Natale al Sud. È tardissimo, sono quasi le 5 di pomeriggio e noi non abbiamo fatto niente da questa mattina e siamo nella merda più totale. Queste pizze di merda che non ce le dovevano portare, non sono in marcia sta roba. Manca un'ora e le cose vanno sempre peggio. Questa è la situazione in camera. Cos'è sta cosa? E poi il bagno, non so se si vedrà, ma è completamente bagnato. Cioè, noi siamo arrivati al punto che siccome sono finiti gli asciugamani, Simone si dovrà asciugare con un lenzuolo. È mezz'ora davanti a quel cazzo di specchio che non riesce a mettersi la cravatta. Dai, così.
cose così. Stiamo andando al cinema Adriano di Roma per la prima del film Un Natale Assurdo. Siamo, Ludo, ci siamo. Tutti fatto la foto, tranne me. Ciao. Questa è la sala, è enorme, è enormissima. Timone Pacello, Riccardo Dose. È iniziato e mi sto cagando addosso. Ragazzi, la prima del film Un Natale al Sud è finita. Siamo felicissimi di come è venuto il film. Ci siamo emozionati anche. E niente, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo vlog. Bella, ciao.